De Caro Home Street Food, panino con polpette gourmet, porchetta, pollo allo spiedo e altre specialità, tutte cotte al forno. Per De Caro comincia la nuova avventura, vi aspetta in via Carlo del Balzo ad Avellino. Ancora una volta, Telenostra e Prima TV nel corso della maratona elettorale durata circa 5 ore hanno fornito ai telespettatori un servizio pubblico come pochi. Prima di tutti abbiamo dato i nomi dei nuovi 13 sindaci tra conferme, sorprese e risultati scontati. Collegamenti telefonici dei comuni e l'alternanza degli ospiti studio ha reso la maratona dinamica e non stancante. Abbiamo raccontato il caso Chianche, il comune che da previsioni avrebbe dovuto per primo eleggere il sindaco, visto l'esiguo numero di votanti, eppure nel piccolo comune hanno potuto festeggiare l'elezione di Grillo solo intorno alle 2. Quasi in contemporanea vi abbiamo raccontato i festeggiamenti di Prata e Pratola, dove Bruno Petruzziello ed Emanuele Ufiero hanno indossato la fascia tricolore. Nel corso della maratona c'è stato spazio anche per i dati politici di livello nazionale, con la debacle del Movimento 5 Stelle, con i commenti di onorevoli giornalisti. Abbiamo seguito, voto dopo voto, la schiacciante vittoria di Michele Vignola a Solofra e quella all'ultima scheda da Tripalda con le elezioni di Giuseppe Spagnuolo. Un flusso continuo di dati e commenti a coronamento di un lavoro di redazione che ancora una volta si è dimostrato vincente. 5 ore di maratona per fornire i nomi dei 13 nuovi sindaci e l'anno prossimo si vota anche ad Avellino.